Ciao, sono Simone Brancozzi, sono l'ideatore del cruscotto di controllo e sono il coordinatore del network consulenti aziendali d'Italia. Il 21 ottobre, sul Sole 24 Ore, l'amico Giovanni Negri ha narrato della sentenza del 14 di settembre del Tribunale di Siracusa, il quale non ha concesso la composizione negoziata per la soluzione della crisi ad un'azienda che era in evidente stato di difficoltà. E quindi il Tribunale dice che nella composizione negoziata ci devono andare le aziende che stanno iniziando ad avere la difficoltà. Non ci possono andare le aziende che hanno una crisi conclamata. Ora, è evidente che la norma della crisi d'impresa, all'articolo 3, di 390 articoli all'articolo 3, pone un articolo che si chiama allerta precoce. Cioè dice, guarda azienda, tu devi avere adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai fini di intercettare gli indizi di crisi ed evitare che l'azienda vada in crisi. Quando lo fai, devi adire alla composizione negoziata. Il comma 3 alla lettera C, terzo comma lettera C, dice che cosa si intende per questi adeguati assetti. Ci sono, e che sono poi le 61 domande della checklist che il compositore deve fare. Quindi, per esempio, l'azienda deve avere un monitoraggio continuo, l'azienda deve avere un sistema di KPI qualitativi, apro parentesi per i colleghi che scambiano i KPI per gli indici di bilancio, sono due cose diverse, la soddisfazione della clientela, le non conformità, le contestazioni, questi sono KPI, i fermi di produzione, il ROI, il ROS, il CCN, il ROD, questi sono invece indici di bilancio, quindi non dovete confondere, lo dico perché alcuni software dicono che hanno i KPI ma poi vai a vedere, hanno solo gli indici di bilancio. Quindi dicevo che nella checklist che il compositore fa quando prende in mano l'azienda per vedere se l'azienda è adeguata, che è anche lo standard per valutare se l'azienda è adeguata, cioè oggi in Italia se tu vuoi stabilire se l'azienda è adeguata oppure no, devi avere le informazioni per rispondere alla checklist della sezione seconda del decreto ministeriale di grazia e giustizia del 28 settembre del 2021, ok? Che è quello ripreso dal terzo comma lettera C. Dice queste 61 domande che l'azienda deve avere, fra le altre cose, un monitoraggio continuo, deve avere un sistema di KPI, deve avere un piano, deve avere sostanzialmente anche un'analisi di scenario fatta, quindi deve avere un sistema che permetta di intercettare la crisi. Ora, se la crisi, come ha detto il Tribunale di Siracusa, è evidente dal bilancio, la crisi c'è già. Quindi, attenzione, questa è una rivoluzione clamorosa. Noi commercialisti, 1176,2, dobbiamo andare ultra petita. Cioè, i nostri clienti non possiamo servirli soltanto per la contabilità e per il bilancio. Siccome abbiamo... noi tuteliamo la fede pubblica, abbiamo una super diligenza, dobbiamo andare oltre e quando vediamo delle situazioni che si stanno per incancrenire dobbiamo intervenire, ma se lo facciamo aspettando il bilancio e lo facciamo soltanto guardando l'analisi di bilancio è troppo tardi. Faccio un esempio, il ROI, reddito operativo fratto capitale investito, da cui poi discendono il ROS, Return on Sales, reddito operativo fratto vendite, e il turnover del capitale investito, vendite fratto capitale investito, sono il triangolo Dupont, gli indici che misurano la redditività dell'azienda, si può fare solo a livello annuale, perché devi mettere al denominatore c'è il capitale investito che può essere paragonato solo con grandezze di reddito annuali. Quindi se tu guardi l'analisi di bilancio è inevitabile che arrivi tardi. Questo che cosa significa? Che il commercialista, il consulente si deve dotare di strumenti di controllo che permettono di servire meglio e a norma di legge il proprio collega. Oggi, in questo momento in cui parlo, l'unico software che fa questo, perché ve lo fa? Non perché sono un genio io, ma perché io ho fatto un software che praticamente si basa sulla balance scorecard di Kaplan & Norton, che è fatta apposta. È fatto proprio per mantenere la continuità aziendale, cioè tu quando vedi gli indicatori positivi sai che la macchina va dritta, ok? Che la macchina è adeguata, quindi ha fatto il tagliando, ha fatto la revisione e il conducente la sta guidando correttamente. Ma quando vedi che gli indicatori vanno male, già capisci che anche se la macchina è adeguata, il conducente sta sbandando, sta andando, e allora a quel punto ti puoi fermare prima che faccia l'incidente. Ma se tu guardi il ROI, se tu guardi gli altri indici di bilancio, li guardi dopo
che c'è stato l'incidente. Noi siamo un po' come i medici condotti, no? Che siamo chiamati a dover anticipare il problema e quindi magari fare un ricovero preventivo. Non possiamo aspettare la parte acuta, no? E quindi arrivando tardi, ecco come fa il bilancio, perché il bilancio dice dopo e dice soltanto di alcuni aspetti. Quanto è importante il clima aziendale per il risultato e per il futuro di un'azienda? Rispondetemi. Per il vostro studio, quanto è importante? Per la tua azienda, quanto è importante il clima aziendale? Starete dicendo importantissimo, qualcuno dirà anche fondamentale. Bene, quante volte lo misurate? La norma, per essere adeguati, 2086, dice che tu devi misurare il clima aziendale. La soddisfazione della clientela, quanto è importante? Bisogna misurarla, sono due dei tanti KPI, no, che bisogna misurare. Ecco, nel cruscotto ci sono tutti. Quindi attenzione, cari colleghi, perché se prima poteva essere questo strumento un per di più, poteva essere un qualcosa che uno teneva per migliorarsi, adesso è diventato obbligatorio per legge, perché attenzione, se il cliente va in crisi e noi non ce ne accorgiamo e non può nemmeno dire alla composizione negoziata, credo, ex articolo 1176 secondo comma, che noi non abbiamo adempiuto correttamente e quindi non abbiamo adempiuto con la diligenza del professionista alla nostra obbligazione, siamo stati inadeguati e quindi come tali passibili di denuncia per risarcimento dei danni. Quindi partecipate ai miei corsi, vi spiegherò tutte queste cose, potrete sperimentare la potenza del cruscotto di controllo, uno strumento che oggi in Italia usano più di 370 commercialisti, 720 commercialisti, 360 studi noi abbiamo come in questo momento in cui sto parlando. Ok? Quindi aggiornatevi e ci sentiamo prossimamente per i miei video. Ok? Arrivederci.